Se voi siete di Terni o dintorni, insomma, zona Lazio, Viterbo, questo qua, e volete far vedere la vostra macchina, vi invito a cercarmi su Instagram, mi chiamo BKVH97, che c'è tra il cazzo col nome del canale, ma vabbè. Così facciamo vedere la vostra macchina sul canale. Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno già messo l'iscrizione, hanno iniziato a seguire, grazie veramente di cuore per aver appoggiato il progetto, e oggi vi delizierò con una macchina che avete visto nel trailer, che se non avete già visto il trailer vi lascio la equinata a testa. Che dire, questa macchina è veramente interessante, abbiamo anche il proprietario qua ovviamente, perché purtroppo non si può rubare, e che dire, ecco qua. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Siamo qui con Alessandro, che sei il proprietario di questa bellissima Golf, che è MKE 8. Perfetto, motorizzazione? 2120 cavalli diesel. Non so se è rendo, insomma, molto carino. Come mai proprio Golf hai scelto? Sempre stimatore del gruppo VAG, quindi ho avuto sempre il sogno della Golf, ero partito dal Golf 7, ho avuto la possibilità di fare l'8, ecco l'8. Che modifiche hai fatto alla Golf? Ho fatto assetto ad aria BC Racing, fatto da AE Automotive, cerchi BBS da 19, e più che altro queste due modifiche principali. Ho visto c'è anche un diffusore dietro, sì, diffusore dietro dello scarico doppio, ma era solo singolo. Ah, è tutto insieme il diffusore scarico? Sì, ho fatto prima il diffusore e poi ho fatto scarico. Ok. Poi alettone posteriore, e adesso mi fermo qui, dopo giù in là. L'ultima modifica non esiste mai per i veri appassionati. No, deve arrivare la lama davanti e dopo posso dire che è terminata quasi. Sì, che hai scelto uno stile molto pulito, molto tipo bello. German style, questo che stile è molto qua. Simile alla GT, forse. Sì. Per il tuo stile, insomma. Sì. Andiamo a vedere gli interni che meritano. Le apro proprio lo sportello. Ah, tra l'altro noto anche che c'è il cambio manuale. Cambio manuale a 6 marce. Wow. Come vedete ha tutto un pannello qua a LED, veramente bellissimo, uno schermo veramente meraviglioso. Ci sono salito una settimana scorsa e veramente ti senti coccolato. E la cosa è forse anche per l'assetto aria, che rende molto morbido. Cioè, deve stare in America, bellissimo. E comunque già l'assetto è già a basso di suo. Sì. Me la porto tutta alta? Beh, se puoi portarla da tutta alta a tutta bassa, così si vede proprio l'escursione. Così sarebbe stock, sì. Esce proprio così di fabbrica. Madonna, arriva fino a qui. Infatti c'è anche il segnetto. Si cerchi, le ne hanno passate le strade messe male. Ok, quindi abbassiamo. Wow, che figo. Ah, per concludere il test drive lo faremo un altro giorno, perché ci accompagnerà, insomma, su strada non lo possiamo fare perché ovviamente è notte, e lo faremo solamente se il video vi piace. Comunque, parlando delle modifiche, quindi l'assetto ad aria hai speso? Sulle 3200-3400 euro. Ok, per i cerchi? Cerchi sui 1000 euro. Ok, quindi stiamo già a 4200-4200. Poi hai detto diffusore scarico. Diffusore sulle 290 euro, scarico artigianale, quindi fatto su in misura, officina, così, e alettone dietro altri 220 euro. Quindi alla fine di modifiche siamo sui 5K più la macchina sui 30.000 euro. Quindi la tua Golf vale 35.000 euro in questo momento. Adesso, poi se la vai a vendere, ovviamente il mercato. L'alloggio, il mercato è quello che è. Però in sé è 35.000. Io. Veramente molto bello. Un'offerta di 40 ci penso. Sentite sui commenti, se la metà 40k è vostra. Che dire, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, mettete un'iscrizione se volete vedere questa macchina bellissima su strada. Nel prossimo video, in teoria, piccolo spoiler solamente per voi che seguite alla fine, sarà quella lì.
Prego, cameraman. Ma è appunto normale. Vedrete, non è un appunto normale. È molto molto particolare.